Un'altra toppettina ten videoludica, più toppettina ten videoludica con gli uovi di Pasqua, gli easter egg. Oggi mixiamo un pochino le cose con un po' di Mario, un po' di spavento, un po' di jumpscare e un po' di una vecchia top, come al solito la seconda parte che rieditata remake per chi se l'era persa a suo tempo. Voi direte no Harry, io me le son viste tutte quante e ci credo, bravi, complimenti, veramente sono felice, però qualche nuovo arrivato probabilmente no, e quindi via. Se vi piace il video lasciate like, condividete e andiamo. Alla numero 10, umiliati e deflagrati, Mario 64, Kart 64. Segreto scopribile soltanto se si perdono tutte e quattro le gare di fila arrivando fuori dal podio nel torneo in modalità giocatore singolo. Ora, non so, ma non è che si dovesse essere particolarmente scarsi per perdere tutte, non era difficile. Era impossibile. Umanamente, anche per sbaglio contro l'IA, alla fine vincevi un terzo posto. Dal quarto in giù, per quattro volte a fila, solo se eri bendato, avevi entrambe le mani amputate, sostituite da uncini con i quali ti eri cavato gli occhi e perforato i timpani. Quindi tra l'altro non si capisce perché poi ti fossi anche bendato, considerando che eri comunque cieco. Però il gioco giustamente ti puniva col tuo personaggio disperato che vedeva il podio da lontano, si allontanava tra il ludibrio pubblico seguito da una bomba, per poi esplodere e morire nel silenzio, nella disperazione e nel tormento. Un gioco per tutti, no? Alla numero 9 dei misteriosissimi codici assolutamente inutilissimi, Mario Kart Double Dash. Quattro piste, quella di Mario, Luigi, Yoshi e una quarta che non ricordo quale. Se facevi un buon tempo in tutte e quattro e per caso inserivi il codice LRLRXYXYZ, che per caso cosa è? Cioè devi semplicemente sbotonare a casacci in quel momento senza nessuna ragione al mondo per farlo. Tra l'altro a qualcuno da qualche parte lo fece, si accorse che ti veniva fornito un codice segreto da inserire online per inviare i tuoi tempi su pista alla Nintendo. E dici, cosa succede? C'è una grande ricompensa? Sì! Peccato che era una cosa che si erano scordati nei giochi al di fuori del Giappone, in cui inviavi il tutto e non succedeva niente perché era appunto qualcosa che funzionava soltanto nella Terra del Sol Levante per una competizione giapponese del 2004. Magari nel 2004 abitavate in Giappone, io questo non lo so. Però, alla numero 8, la Totaka Song in Mario Kart 8. Se l'avete presente, dai, è il motivetto quello che fa più o meno capito quello, no? No? Volete che lo ricanto? Insomma, è composto da Kazumi Totaka per Mario Paint, il primissimo gioco in cui si sentì, se la memoria non mi inganna. È stato inserito in sottofondo poi in altri 3 miliardi di giochi Nintendo ed è diventato un must da beccare per i fan accaniti che esplorano ogni angolo sonoro di ogni gioco Nintendo con la speranza di trovarlo, senza riuscirci, perché ora ditemi come potrei capire che in Mario Kart 8, se ti fermi a fianco di uno Yoshi a bordo pista, senti un'orchestra e se separi in un programma di editing tutti gli strumenti, puoi sentire in sottofondo anche il motivetto chi mai la... Al numero 6, Mii Wii, sì, Mario Kart Wii. I Mii, li ricordate? Erano gli avatar coi testoni dementi mascotte della Wii, che potevano anche in questo gioco essere inseriti nel gameplay. Succedeva che al posto che giocare con persone vere, potevi giocare contro i tuoi Mii virtuali, per poi riflettere sulla sua esistenza poco dopo. E se correvi sulla pista egizia, potevi notare che, mentre di default la Sfinge aveva la faccia di uno Yoshi, se giocavi con i tuoi Mii personali, la faccia diventava quella di uno dei tuoi Mii casuale. Credibile! Fantastico, che easter egg pazzesco. Come ho fatto a non notarlo prima? La cosa mi avrebbe assolutamente cambiato completamente la nuvole e cespugli in Mario Kart 7. Esattamente quello che noti quando inizi una corsa in Mario Kart 7, no? Nuvole e cespugli, se vuoi arrivare ultimo è l'ideale. Ma questo sì che è simpatichino come citazione al primissimo Mario Bros, in cui, magari non sapete, la Nintendo per velocizzare lo sviluppo usò gli stessi sprite per creare le nuvole e i cespugli, solo colorandoli poi in maniera diversa. Grezzissimo, ma geniale. La cosa buffa è che sta cosa è poi citata nella pista parco acquatico a scivoloni che richiama il primo mondo di Mario Bros, e subito all'inizio si può notare come effettivamente anche in questo caso abbiano usato le stesse forme per appunto nuvole e cespugli. Un bellissimo dettaglio del quale non ve ne può fregare una mazza di meno, capito? Va bene, passiamo alla numero 4. Siete veramente noiosi, lo sapete. Luigi che flexa il cash in Mario Kart Double Dash. Lui tendenzialmente non se lo caga mai nessuno, no? E quindi ecco, l'unico modo che ha per farsi notare è flexare il goldino su pista. Quella di Luigi, chiaramente. Il suo nome è sparato ovunque e sullo sfondo in alcuni
alcune angolazioni si può chiaramente notare anche una mega villona hollywoodiana con una L verde sopra la porta, tamarrissia, che uno immagina sia la penthouse in cui Luigi porta le sue ladies ogni sera, no? Ma non è una penthouse dove portare le proprie ladies ogni sera qualunque, è la villona di Luigi's Mansion ottenibile nel finale, completando appunto tutto il gioco, e che Luigi ovviamente non perde tempo a mostrarti perché deve flexarti il tutto come sempre. Che poser. È alla numero 3, una tortura immotivata in Super Mario Kart, quella che si può subire se volontariamente o più o meno nel menu precorsa dei personaggi si inserisce il codice YA, molto semplice, che serve a rendere piccolo il tuo corridore, come se fosse stato colpito da un fulmine durante la corsa, no? Stesso effetto tra l'altro anche in gara, quindi praticamente ogni altro avversario diventa una specie di macchina mortale da evitare come la peste, perché ci corri per tutto il primo. Divertente, no? No. Simpatico, no? No. Entusiasmante, no, no. Sensato, no. Perché esiste, boh. E alla numero 2, problemi di copyright in Mario Kart 64. Li ha anche la Nintendo. Fa ridere, ma è così divertente perché uno sulle prime potrebbe pensare che quando nel gioco vedi cartelloni a bordo pista con i marchi famosi storpiati, tipo Mario Oro, sia tutta una ovvia parodia, ma in realtà pare che fu un modo per ripiegare quando la Nintendo capì che inserendo sponsor reali senza permesso, la cosa avrebbe portato a lievissime conseguenze in tribunale. Ma va? E quindi decise di citarle senza citarle, cambiando tutti i nomi dall'IP al McDonald's alla Marlboro, che diventa appunto Mario Oro. Sappiate che Mario e la Nintendo, quindi nel corso della loro carriera, hanno pubblicizzato sigarette. Bene. E alla numero 1 un easter egg che, cioè, io in Mario Kart 8 sulla pista dell'acqua park, anche in questo caso, se vi va di non correre in un gioco in cui bisogna correre e di premere il freno in un gioco in cui il freno non si sa nemmeno perché ce l'abbiano messo, allora la seconda curva potete infilarvi nella scorciatoia che non è una scorciatoia, acqua cat, in cui al centro della giostra, fermandosi proprio lì e restandoci per 5 secondi, si inizia a sentire un motivetto in sottofondo abbastanza oscuro che se e come tutti avrete esclamato in coro, esattamente quello da Luna Park di Super Mario 64. Ora, io voglio sapere chi un giorno, sviluppando questo gioco, ha detto: sì, ci metterò questa citazione, che io stesso, un secondo dopo averla pensata, non mi ricordo di che cosa è una citazione, perché così nessuno la beccherà e nessuno riderà, tranne quel giorno in cui un pazzo in un canale lo dirà ad altre persone, ma semplicemente perché lui l'ha scoperto leggendolo da un'altra parte. Non si sa il primo che l'ha scoperto come l'abbia scoperto. Sì. E ora la seconda parte. Alla numero 10, la canzone misteriosa di Totaka in una marea di giochi Nintendo. Chi è questo oscuro Totaka, il cui nome di nipponica genia è divenuto protagonista di una delle più criptiche astrusità del mondo Nintendo? Beh, era uno che scriveva i motivetti in game. E uno dei suoi motivetti, la Totaka Song, è divenuto leggendario. Apparso la prima volta nel gioco X, poi in Mario Paint, cliccando sulla O di Mario. Presente in vari giochi, udirlo è cosa per pochi. È finito poi in Animal Crossing, in Yoshi Story, che tra l'altro Kazumi Totaka era pure doppiatore di Yoshi, e anche in Luigi's Mansion, trovabile sempre cliccando un po' a casaccio ovunque. Stando a Totaka, tuttavia, ci sono molti giochi in cui le 19 note non sono ancora state scovate. E alla numero 9, una chiamata impegnativa in GTA 5. Per quasi 3 anni il segreto è rimasto tale, anche perché non vedo come sia possibile arrivarci, ma nel 2016 tale Karma Ingram One capì che in game si poteva chiamare la Black Cell Phones, cosa che avrebbe poi fatto esplodere il telefono cambiandogli l'aspetto, digitando il numero 1999367377. In molti si chiedono ancora cosa significhi tutto questo e per quale ragione sarebbe stato inserito un easter egg simile. Sono soltanto io a sperare che Karma Ingram One ci sia arrivato per caso? No, perché la possibilità, certamente probabile, che ci sia qualcuno che abbia passato giornate intere a inserire sequenze numeriche, sinceramente mi lascia un po' inquieto. Alla numero 8, un autocitazionismo un po' improbabile in Donkey Kong. Questo easter egg è rimasto easter per 26 anni. Cosa che è anche di gran lunga la parte più eccitante, visto che si tratta delle iniziali del programmatore Landon Dyer. E basta. Che appunto lavorava alla versione Atari di Donkey Kong. Il grado di trovabilità a voi deciderlo. Allora, bisogna arrivare a punteggio 33.900. Poi morire tutte le volte rimanenti cadendo, settare la difficoltà a 4 premendo il tasto option 3 volte e poi aspettare 3 minuti. Per vedere 3 lettere. LMD.
La classica sequenza di azioni che ti verrebbe in mente di fare, no? E infatti fu scovato soltanto analizzando il codice del gioco. E alla numero 7, la Master Hand in Super Smash Bros. Melee. Per usare le parole di un grande oratore dei nostri anni, beh ragazzi, direi che tutti almeno una volta nella vita ci saremmo chiesti come fosse giocare con Master Hand. Attraverso il famigerato nei mentri glitch si possono fare le magie. Certo, servono i riflessi di un gatto maone e la prontezza di qualcuno che non sia impedito come me, ma forse direi che se vorreste ce la potesse fare. Master Hand giocabile, tra l'altro, non è l'unica cosa resa possibile dal glitch. Si può anche giocare come un personaggio Total Black e varie altre cose, ma la cosa importante è che l'easter egg dal 2001 ci mise 7 anni di ricerche culminate nei tentativi solo a culo per essere trovato, ma quantomeno era trovabile. Stavolta. Sì, sto guardando te, Landon Dyer. E alla numero 6, il teschio della verità in Halo 3. È più facile il teschio I would have been your daddy, come lo chiamano, di Halo 2 o del 3? Io sono per il 3 e ne vado fiero. È tostissimo da prendere, soprattutto perché non ci beccavo mai coi salti. Siamo nel livello i Covenant. Dobbiamo aver già ucciso il profeta della verità e se si trova il teschio si inizia a divertirsi sul serio, altro che il resto del gioco. Johnson inizierà a dire stronzate a manetta, i personaggi inizieranno a insultarsi a vicenda come matti. Don't tell me I don't know flip yet. Flip yet, but I went to Nipple Academy together. E i Covenant, al posto di scappare urlando scappa, scapperanno, perché quello è comunque il loro mestiere, urlando però cose tipo brutto coglione! Comunque facile da trovare rispetto agli auguri alla figlia di uno degli sviluppatori nel menu, tenendo gli analogici in basso per 30 secondi con l'orologio in-game settato sul 25 dicembre. Trovabile! E alla numero 5, la stanza leggendaria in The Legend of Zelda A Link to the Past. La stanza più segreta di Hyrule. La sua storia inizia in una notte buia e tempestosa dell'ottobre del 90. La rivista Nintendo Power indisse un contest tra abbonati vinto da tale Chris Holian. Che grandi ricchezze gli sarebbero state riservate, ma non immaginava di poter ricevere l'immortalità videoludica per i secoli a venire. Il vincitore, infatti, avrebbe visto il suo nome scolpito in uno dei futuri giochi Nintendo. Bene, disse Chris, quando? Era il 91 e passarono 10 anni. Quando per caso la stanza impossibile da trovare venne trovata. Oh, grazie Nintendo! Venne casualmente beccata e la notizia data al povero Chris, che per una decade era stato in trepidante attesa. E alla numero 4, l'easter egg degli Illuminati in Battlefield 4. Complotti, massoneria, cosa? Più o meno, diciamo soltanto un sacco di numeri, codici e altri numeri incomprensibili che ti fanno passare la voglia di cercare di comprenderli più o meno dopo 3 secondi, ma il mondo per fortuna è bello non perché è vario, ma perché è pieno di pazzi scatenati pronti a fare le cose al posto di chi non ha tempo per farle. E qualcuno risolse i vari rebus in lingue straniere alternati a codici Morse che richiedevano di cambiare le frequenze sonore in game per rivelare una canzone non udibile altrimenti, che se esaminata allo spettrogramma portava un altro rebus risolto, il quale si inserivano i numeri in un pannello, quello per avere una skin in più. Alla numero 3, il telecronista deficiente in Wave Race Blue Storm. Bello questo, peccato che le sue parole siano rimaste inascoltate anche in questo caso per più di 10 anni. Qualcuno un giorno nel menu cambiò ad minchiam le impostazioni sonore e le combinazioni dei comandi, è l'unica spiegazione che mi so dare, e su YouTube iniziarono a fioccare fuori gameplay di un gioco dimenticato, redivivo però. Forget it. Poor. Grazie alla sostituzione del classico telecronista cocainomane sovraccitato, non so se ricordate, con uno depresso che non fa altro che pigliarci per il culo. E cita anche Indiana Jones. Wow. You've chosen poorly. E alla numero 2, il signore di tutti gli easter egg in Trials Evolution. Un easter egg così easter da fare il giro e diventare Christmas che ancora, pensate, deve essere scoperto nella sua interezza. Molti giocatori di Trials nel tempo hanno notato una serie di lettere e indizi che conducevano ad eseguire questa mossa segreta e conseguente scoperta di una canzone segreta, anche in questo caso contenente un codice Morse. Oh, mio Dio, ma bisogna lavorare al CERN per... Comunque, dicevo, questo Morse che decifrato porta a questa location con una scatola contenente una chiave, con la quale ovviamente apriamo qualcosa che non potremmo aprire senza la suddetta chiave, ed è una scatola sotto la Torre Eiffel, che verrà resa sbloccabile nel 2113? Che anno è oggi? Ah, ok.
E alla numero 1, l'emulatore ZX Spectrum in GoldenEye 007. Cos'è? Un'arma segreta, ha il nome cattivissimo, è molto 007. No, lo ZX Spectrum era la versione britannica del Commodore 64, molto semplicemente, il cui emulatore fu inserito nel 97 all'interno del mitico gioco di Bond, rimanendo lì all'oscuro di tutti per ben 15 anni. Questo perché la Rare a suo tempo pare stesse sperimentando e divertendosi un pochino con l'emulazione e volesse inserirne un po' qua e là in vari giochi. In teoria l'accesso all'emulatore fu disabilitato prima della pubblicazione del gioco, ma non cancellato, quindi era ovvio che prima o poi qualche rappresentante del fiero genere umano, sempre impegnatissimo in imprese di tale portata e importanza storica, l'avrebbe ovviamente notato.